Radio DGS, l'informazione. Il radiogiornale di DGS News con voi Martino Ciani. In Calabria ancora scontro sulla carenza di personale medico all'interno delle strutture ospedaliere della regione. Una dottoressa a Serra San Bruno si è sentita male dopo aver lavorato per 18 ore consecutive. Il caso ha alzato un vespaio di polemiche. Intanto, da quanto riportato dal collega Antonello Troia sullo strillone, per il momento il laboratorio analisi di Cetraro non chiuderà. Ad Acquappesa i consiglieri regionali Orlandino Greco e Giuseppe Aieta interrogano il presidente della Calabria Mario Oliverio sul futuro delle Terme Luigiane, prendendo spunto da un documento del gruppo di minoranza di Acquappesa Cambiamenti. La preoccupazione è sempre sulla concessione temporanea del sito alla ditta che gestisce l'area, una situazione al centro dell'attenzione e che da diverso tempo sta mettendo in pericolo la sopravvivenza della struttura. Sempre da Acquappesa, salvato in extremis da un commerciante mentre stava per soffocare, quanto accaduto a un cane randagio preso di mira da un gruppo di balordi che prima lo ha preso a calci e poi gli ha stretto un laccio di filo spinato intorno al collo. Ora si sta cercando di individuare i colpevoli. A Praia Mare continua la macchina organizzativa del Jova Beach Party. L'evento si terrà mercoledì 7 agosto ed è ormai atteso da tempo. 25.000 le persone previste per il concerto, imponente la macchina dei controlli affinché tutto vada per il meglio. Fervono i preparativi per la 20ª edizione di Moda Mare Festival Nazionale della Moda 2019. A Michele Placido andrà il premio alla carriera, l'attesissimo evento cult dell'estate calabrese che quest'anno spegnerà ben 20 candeline. Si terrà sullo splendido scenario del porto di Cetraro, bandiera blu 2019, lunedì 19 agosto. In Basilicata, Maratea, è sbarcata nel fine settimana la nave di Legambiente, la goletta verde che ha monitorato le coste lucane. Su 5 punti campionati 3 sono risultati non idonei, tra questi anche il punto Fiumicello Santa Venere di Maratea. È tutto, grazie per averci seguito.